Il primo palio dell'Aleman si presenta alla città, l'appuntamento è per domenica prossima, è quasi tutto pronto. Sì, è stato un lavoro molto lungo e intenso, ma che alla fine porterà ad una manifestazione di grande rilievo, come appunto è il palio. Un palio che vuole ricordare un po' quelle che sono le origini medievali della città, quella fondazione federiciana ad opera di Federico II, avvenuta nel 1233, ma soprattutto legarci alla nostra icona, la patrona della città, l'Alemanna, un quadro di epoca medievale bizantineggiante. Ci sarà una parata storica che partirà dal museo, percorrerà tutto il corso, ci sarà l'allestimento delle piazze, ci sarà il gioco degli arcieri, dei falconieri, quindi uno spettacolo unico al quale vi invitiamo a partecipare. In questo caso la Casa del Volontariato, quindi tutte le associazioni di volontariato di Gela stanno partecipando e hanno dato il loro assenso, è una sorta di inversione di rotta, si lavora tutti insieme verso un'unica direzione. Noi abbiamo dire che stiamo iniziando a raccogliere i frutti che la Casa del Volontariato, questa struttura, la periferia della città di Gela, ha seminato negli ultimi 10 anni. È straordinario il fatto che 30 associazioni di volontariato insieme ai club service e altre realtà si mettono insieme non soltanto per partecipare a un evento ma per costruirlo e progettarlo, ma c'è anche un valore politico tra virgolette di questo evento, e che è dovuto al fatto che famiglie, giovani e anziani hanno intuito il fatto che bisogna iniziare a progettare seriamente sulla questione turismo. Allora noi, che non siamo organizzatori di eventi ma siamo semplicemente degli organizzatori di speranza, lanciamo anche un messaggio alla politica, cioè dire non possiamo improvvisare su questo settore. Pertanto dobbiamo tutti investire in energie migliori. Tutti i volontari si sono uniti e stretti attorno a questo progetto dando il proprio contributo. Sì, è quasi un mese che lavoriamo con quasi tutte le associazioni all'interno della Casa del Volontariato, dove abbiamo cercato di costruire gli allestimenti per questa parata, costumi e tutto quello che serve per portarla meglio avanti questa cosa. Speriamo che non sia... che non è la prima e non è l'unica, che continuiamo negli anni a organizzare questa cosa, anche perché ho visto che in quest'ultimo periodo siamo riusciti a riunire tutte le associazioni presenti sul territorio di Gela. È stato fatto un grande lavoro da parte delle associazioni, dei club service, dei commercianti, del territorio, che vuole far rinascere un evento che a Gela aveva una sua importanza. Quindi ricordare una parte importante della nostra storia, e questo evento devo dire che ha avuto un certo riverbero a livello dei territori limitrofi che stanno venendo per assistere a questa manifestazione.